Una donna su tre nel nostro paese ha subito, nel corso della propria vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale. È uno scenario di guerra civile, che pure non desta abbastanza orrore nell'opinione pubblica. Ci dimentichiamo in fretta. Ci dimentichiamo in fretta dei titoli urlati sui giornali e delle foto postate sui social. Ci dimentichiamo in fretta, come se non ci riguardasse. E invece quelle donne e quegli uomini siamo noi, vittime e aguzzini. Siamo noi, siete voi. Non sono marziani che possiamo rimandare indietro per liberarci dal dolore. E nemmeno possiamo credere che il tempo ci anestetizzerà e che quel dolore non lo proveremo più. E tutto succede qui, tra di noi, nella casa accanto, nei garage abbandonati, fuori dalle discoteche. La sopraffazione e il disprezzo invadono gli spazi che noi lasciamo liberi, gli spazi che noi non occupiamo con la promozione del rispetto. Dobbiamo pensarci noi, occupare gli spazi, promuovere il rispetto. Non dimenticare. Il giorno che ha cambiato la mia vita non è stato il mio incontro casuale con un noto fotografo della moda mentre pulivo i pavimenti di un fast food a Londra. La mia vita è cambiata quando all'età di 3 anni mia madre e un'anziana mammana mi sottoposero ad infibulazione, gettando i resti dei miei genitali sulle pietre del deserto perché li mangiassero gli avvoltoi. 2 mie sorelle sono morte per questa pratica. Una aveva 8 anni e morì dissanguata. L'altra pochi anni dopo morì di parto. Io sono sopravvissuta e sono qui perché questa pratica barbara sulle bambine deve finire. Sono queste le parole ed è questa la storia vera di Yaris Dirie, la top model di successo di origini somale, diventata portavoce ufficiale della campagna dell'ONU contro le mutilazioni genitali femminili. È proprio a Yaris Dirie, oggi scrittrice di successo, che è dedicato il film Fiore del deserto. Obiettivo della pellicola è quello di sradicare il fenomeno dell'infibulazione, praticata in 30 paesi del mondo, di cui 27 nel continente africano. Proprio per questo, la consulta delle lette del Piemonte e il Consiglio regionale ha promosso e finanziato la proiezione di questa pellicola a voi studenti e studentesse per sensibilizzarvi su questa terribile piaga sociale. Per prevenire, contrastare e reprimere questo fenomeno, l'Italia si è dotata di un'apposita legge. Anche la nostra regione, la regione Piemonte, ha una sua legge che contempla azioni specifiche di prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili.